Cambiamo pagina, come detto, torna la vendemmia sociale, due sempre le aziende agricole protagoniste, il cuore batte ancora per l'ILT Treviso, tutto nel servizio. Presentata la sesta edizione della vendemmia sociale che si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre tra la cantina Antonio Facchin di San Paolo di Piave e tenuta Amadio di Monfumo. L'evento patrocinato dall'ULS 2 Marca Trevigiana devolverà come di consueto il ricavato all'ILT Treviso. Devo ringraziare le due aziende perché effettivamente questa continuità dà anche una certezza ovviamente alla Lilt di avere un forte supporto sia in termini proprio anche di promozione della Lilt per avere nuovi volontari, ma anche ovviamente di sostegno per il supporto che la Lilt dà all'oncologia della US numero 2, che è sostanziale per le donne e per gli uomini che ovviamente si trovano a fare un cammino di difficoltà legato ad un tumore che sopraggiunge nel corso della loro vita. Questo per noi è bellissimo perché ci dà delle garanzie di vedere anche nel futuro delle aziende che si solidarizzano proprio con l'associazione e quindi ci danno il conforto di un contributo periodico che è quello che manca spesso alle associazioni di volontariato. La vendemmia sociale si aprirà a partire dalle 16.30 sabato 23 settembre presso Antonio Facchin Wines di San Paolo di Piave, confermata l'ormai consueta pigiatura dell'uva a piedi scalzi che anticiperà la cena solidale. Un po' per far capire che la vendemmia è un momento di condivisione ma anche di felicità, perché mi ricordo fin da bambina che si vendemmiava cantando, saltando, noi bambini poi saltavamo da una cassetta all'altra dell'uva, quindi era un bel motivo. Schiacciare l'uva coi piedi credo che veramente pochi, ma anche di noi grandi, magari non l'avranno mai fatto. Immaginarsi magari il mondo dei bambini ed è stato il motivo per cui abbiamo voluto unire le due cose, oltre che la vendemmia che è un po' più, magari un po' più difficile per certi personaggi, i bambini, il fatto invece di schiacciare l'uva e di giocare, cioè la vendemmia non è solo, è anche un qualcosa di giocoso, di felice. Nella mattinata di domenica 24 settembre, presso tenuta Amadio di Monfumo, spazio invece al Viet Tai Chi, che anticipa lo spiedo solidale, una festa alla quale parteciperanno anche i ragazzi di Casa Gialla e di Divisione Autismo Castelmonte Onlus. Nonostante l'impegno e il lavoro che serve per organizzare una giornata del genere, la soddisfazione poi di vedere anche le persone che vedi che sono soddisfatte di essere venute lì, anche chi ha avuto, diciamo, non vive un periodo bello dal punto di vista anche della salute, riesce a svagarsi, a non pensare alla malattia. Un'attenzione anche al territorio, a quello che il territorio dal punto di vista anche sociale attraverso i ragazzi con spettro dell'autismo che appartengono a due comunità che sono sul nostro territorio, con cui collaboriamo da tempo e per i quali abbiamo deciso di dedicare un momento all'interno della giornata, perché è una giornata di festa che per le persone, diciamo, normali, una giornata di festa è ordinarietà, per loro invece si tratta di una straordinarietà.